Gianni Di Pangrazio, il nuovo sindaco di Avezzano, questo l'esito del ballottaggio. Tanta gente ha festeggiato nei pressi di Palazzo di Città il neo primo cittadino della città marsicana. Gianni Di Pangrazio torna ad essere sindaco di Avezzano a distanza di 3 anni, affermazione netta ai danni dell'esponente di centrodestra Tiziano Genovesi. Andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti. È un'emozione grande, una cosa che non avevo preventivato a suo tempo, è stata la città, i cittadini e tante persone che mi si sono avvicinate, hanno voluto chiaramente mettere in sicurezza questa città, hanno chiesto la mia esperienza di essere appunto rimessa di nuovo a disposizione del comune. Sono felice, sono orgoglioso, sono emozionato e ringrazio veramente tutti perché abbiamo fatto una battaglia senza praticamente avere partiti alle spalle, l'abbiamo fatta col cuore, l'abbiamo fatta praticamente con tutti i cittadini di Avezzano che volevano a tutti i costi che ci fosse Gianni Di Pangrazio sindaco, e questa è la dimostrazione. Saluto tutti i miei avversari e chiaramente gli do un fortissimo abbraccio. Cosa si sente di dire a Genovesi? A Genovesi devo dire che farà esperienza, è un giovane che è stato sempre coerente e secondo me la coerenza premia, fra qualche anno può avere sicuramente dei successi, farà l'esperienza come consigliere con la mia amministrazione, con la nostra amministrazione, l'amministrazione di tutti, ma secondo me vanno fatte le esperienze e poi dopo sicuramente tutti i giovani, perché dico tutti i giovani di Avezzano meritano perché sono tutti bravi. Il suo primo pensiero in questo momento a chi va? Il mio primo pensiero va a mia madre e mio padre che vi ho dedicato e la dedico questa vittoria a papà e a mamma. Competizione, è stata una competizione. Le battaglie si vincono e si perdono, onore a Gianni che ha vinto, da domani faremo un'opposizione leale, corretta, senza fare sconti a chi non vuole il bene di Avezzano, quindi nel momento in cui si vuole il bene di Avezzano in noi si trova un'opposizione seria, leale e corretta, nel momento in cui si vogliono fare giochi di palazzo in noi si trova un muro invalicabile. Ma il dato ancora non è definitivo, vediamo questa sera il dato definitivo e da domani faremo una riflessione su quello che è il dato reale politico, quindi da domani potremo fare e sapere come sono andate le cose. È un risultato politico, ma che premia soprattutto il progetto civico che ha messo in cantiere questa grande coalizione civica per la città, per risolvere i problemi che oramai da 3 anni non venivano né approfonditi né studiati né trovata soluzione. Questo progetto civico messo in campo in prima battuta da 8 liste è stato accompagnato nella fase finale anche da altre liste civiche, le liste civiche di Antonio Del Boccio, le liste civiche di Mario Babbo, che hanno completato a tutto tondo un progetto e un percorso che inizia oggi e finirà tra 5 anni per poi ripetersi, mi auguro, con Gianni o con altri che vogliono il bene di questa città. Insomma, tante questioni aperte, questa coalizione ha fatto un progetto civico comune agli altri 2 candidati, si sono alleati nell'ultima fase, nelle ultime battute, io penso che potranno far bene. Ho visto i consiglieri che saranno eletti in questo consiglio comunale, soprattutto quelli di maggioranza, sono tutte persone serie, per bene, stimate dalla città, già questo è un segno positivo che ci fa capire che sicuramente questa città sarà ben amministrata da un sindaco poi che ha capacità, competenza, concretezza, ma soprattutto conoscenza dei problemi e conoscenza anche delle soluzioni ai problemi, quindi c'è da aspettarsi tanto di buono. Certo, i problemi sono tanti, non tutti troveranno soluzioni nell'immediato, alcuni subito, alcuni dopo di subito e altri verranno messi in cantiere, insomma, per le future generazioni.